turbine che ricaricano le auto o al contrario automobili che cedono energia alla rete elettrica. Suona strano, ma spesso il progresso tecnologico riserva sorprese interessanti. Per capire bisogna pensare all'auto elettrica come una grossa batteria su quattro ruote. Quella batteria si può caricare con una colonnina oppure scaricare per cedere energia alla rete. Ma perché un proprietario d'auto dovrebbe scaricare la sua batteria? Per soldi, naturalmente, vendere nelle ore della giornata in cui vale di più l'energia accumulata. E perché invece la rete dovrebbe averne bisogno? Se i consumi diventano superiori rispetto alla mia capacità di produrre energia, io devo in qualche modo o accendere delle centrali aggiuntive o acquistare per esempio energia in Europa sul mercato dell'energia, con dei costi molto elevati. La crescente importanza delle rinnovabili rende più intermittente la produzione nazionale di energia. Stando al piano nazionale integrato energia e clima, in Italia nel 2030 circoleranno 1.600.000 auto completamente elettriche. In quel caso l'ammontare complessivo di energia disponibile è addirittura superiore, teoricamente, all'ammontare di energia necessaria per i sistemi di accumulo che nello stesso piano nazionale integrato viene stimata per l'anno 2030. Nella sede di RSE, l'ente di ricerca sul sistema elettrico, a Milano, il concetto diventa realtà pur in via sperimentale. Ha una sua mini centrale fotovoltaica, auto elettriche e da oggi due colonnine con cui caricare o scaricare le batterie. Un test per il futuro.